Bentornati su Top Gamer Italia. Siamo arrivati attraverso l'aula magna alla frontiera dell'incubo, che è l'altra porta che vi dicevo nel video scorso, che bisogna prendere per esplorare questa nuova zona. Questi sono i nuovi nemici base che vedete nell'aria e cominciamo l'esplorazione. In questo video affronteremo Amygdala, che è un altro dei boss importanti da fare. Questa è una zona molto, oddio, non dico tranquilla, perché comunque avendo fatto prima l'altra zona siamo saliti abbastanza di livello per farla senza troppi problemi. Come vedete, ci sono gli stessi mostri dell'incubo di Menzies, però questi qui, a differenza di quelli lì, non fanno uscire i vermi dal corpo una volta che sono morti. Ecco, qui la prima volta che arrivate incontrate un altro cacciatore che, o uno o due, non ricordo bene perché li ho fatti la prima volta che sono arrivato senza registrare. Come sentite, c'è sempre la tipa che suona la campanella sinistra per evocare personaggi giocanti, giocatori di altri mondi, e per renderci la vita ancora più difficile. E speriamo che non ci sia troppo da penare. Qui troviamo il primo ostacolo, che è questo laghetto avvelenato. Bisogna fare il giro intorno o attraversarlo velocemente, oppure munirsi di antidoti per non correre rischi. Inoltre, intorno a questo laghetto, oltre ai mostri che avete visto i viscidi in mezzo al veleno, ci sono dei giganti tutto intorno che, se state troppo fermi in un punto, vi tirano le rocce. Quindi, ecco, vedete l'ombra lì? Ci sta a tirare qualcosa. Ecco, lì è dove dobbiamo andare noi, dove sta quel gigante. Occhio a non indugiare troppo sul ciglio di questa entrata di questa grotta, perché dall'alto, come avete visto, c'è stato un altro gigante che ci tira le pietre, quindi bisogna fare velocemente. Qui c'è un altro nemico di quelli lì che ci applicano follia, come quelli che avete visto, che non avete visto nell'incubo di Menzies, che stavano sul ponte. Infatti bisogna mettere i sedativi e farsi attaccarlo velocemente. Anche usando i sedativi in via precauzionale non si sbaglia. Occhio che questo vi prende. Ecco, counter, benissimo. Ecco fatto. Diamo sempre un'occhiata in giro per vedere, quello lì ci dà, diciamo che è l'evoluzione del tipo che ci dà i frammenti per potenziare le armi. Sì. Qui in fondo c'è un altro oggetto, ora possiamo tornare indietro.
Facciamoci una corsa veloce qui perché ci sta il tipo con la follia, il veleno e i nemici. Bisogna solamente che andasse a fare un giro. Però nel frattempo recuperiamo pure qualcosina. Guardate quanta poca energia avevo. Meglio uscire velocemente da qui e andare in una zona salva. Diamo un'occhiata in giro per vedere se c'è qualche cosa di recuperabile. Questo ci scorreggia in faccia. Ecco, praticamente qui oltre a quest'arco c'è il boss, però prima noi andiamo ad attivare l'ascensore, dovrebbe essere da queste parti se non mi ricordo mai bene. Bisogna risalire da questo lato, sulla sinistra, e poi girare a destra se mi ricordo bene. Ecco qui, da questo, eccolo qua. Attivando questo qui ci ricongiunge alla prima lanterna, quindi poi non abbiamo bisogno di fare di nuovo tutta la strada per arrivare dal boss. Ora ritorniamo indietro e andiamo a vedere lo scontro con Amidala. E qui è l'arena dove avverrà lo scontro praticamente. Ora, Amidala è arrivata da non si capisce bene da dove. E praticamente questo boss ha un grande allungo con le mani ed è vulnerabile alla testa. Quindi dopo che ha fatto i suoi attacchi, se voi riuscite ad avvicinarvi, a prendere il tempo per avvicinarvi e colpirlo in testa, è un'ottima tattica. Questo boss fa anche delle magie arcane e, come vedete dai danni che gli sto facendo, sui piedi e sulla parte posteriore non è molto vulnerabile. Sulle braccia gli fate il danno normale e sulla testa gli fate il danno maggiore. Questa è un'altra delle sue abilità, raggio laser per terra, non vi fate trovare dove passa la luce e ogni tanto vi salterà addosso così. Ecco, abbiamo colpito sulla mano, abbiamo fatto un po' di danno gliel'abbiamo fatto. Ecco, quando la testa è così voi dovete cercare di colpirla, anche se bisogna essere abbastanza vicini. Ecco, vedete? 500, 800, 1431, un bel danno che abbiamo fatto. Il problema è starle vicino dopo che ha fatto l'attacco per attaccare a nostra volta sulla testa, però se la prendete sulle mani va bene uguale.
Quando fa questa invece non vi fate trovare sotto di lei perché sennò è un problema. A una certa dovrebbe staccarsi le mani così da avere un maggiore allungo se stiamo davanti a lei. Ecco, adesso avviciniamoci. È molto difficile trovare il tempo giusto. Quando ci siamo sotto potrebbe anche scrollarsi di dosso tipo questo acido, così da impedirci gli attacchi. Veloce, troppo lenti. Ecco, avete visto, si è appena staccata le braccia per se le è prese in mano per avere un maggiore allungo. Manca poco così, ecco, abbiamo preso, non l'abbiamo preso. Ma non muore dissanguato, no? E questa era Amygdala. Seguiteci ragazzi, alla prossima.